ETG Più Today, buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana in nostra compagnia. Noi come sempre siamo in diretta fino alle 11.30, tra pochissimo andremo ad aprire la nostra finestra sulla Lombardia. Vi anticipo che oggi siamo a Milano fuori dal lab vaccinale di Palazzo delle Scintille. Perché? Perché lo vedete nell'articolo del Corriere della Sera di ieri, vaccini Milano, le code al Palazzo delle Scintille. Sono appunto tornate le code fuori dal lab vaccinale, code che vengono motivate con tre spiegazioni principali. Innanzitutto l'apertura delle prenotazioni agli over 40 in Lombardia già dalla scorsa settimana ha fatto evidentemente aumentare il numero dei vaccinandi, e poi ancora sappiamo che per alcune categorie la terza dose si somministra anche con c'è la possibilità di somministrarla insieme all'anti-influenzale. Questo ovviamente rallenta un pochino le operazioni. E poi c'è ancora un altro aspetto che è stato analizzato nell'articolo che riguarda l'arrivo anche dei vaccini Moderna per la terza dose, cosa che ha come dire inizialmente creato qualche perplessità soprattutto per chi aveva completato il ciclo vaccinale con Pfizer, e quindi i medici hanno dovuto in alcuni casi spiegare un po' meglio che cosa stava accadendo, e che in questo momento, lo sapete, sono autorizzate le terze dosi sia con Pfizer che con Moderna, che sono entrambi i vaccini ad mRNA. Però evidentemente qualcuno pensava di procedere solo ed esclusivamente con Pfizer. Queste le tre strade che vengono indicate all'interno dell'articolo, ma tra poco cercheremo di capire di più e meglio con il nostro collegamento, dove andremo ad incontrare Caterina Zita. Vi anticipo anche che più tardi avremo un ospite collegato via Skype, il professor Paolo Fiorina, un professore di endocrinologia che lavora al centro Invernizzi della Statale di Milano in collaborazione anche con l'ospedale Sacco, e laboratori americani, ricercatori americani hanno studiato le conseguenze del Covid, hanno analizzato cosa accade ai guariti, e sono emerse una serie di evidenze scientifiche che sono state poi diffuse e pubblicate. Ma non vi svelo troppo, ne parleremo con lui tra poco, giusto per ve l'ho introdotto giusto per anticiparvelo e per farvi sapere chi sarà il nostro ospite via Skype. Andiamo però a vedere anche le testate di informazione e i quotidiani online con le notizie di apertura. L'Ansa parte dall'economia, TIM vola Piazza Affari dopo l'offerta del fondo KKR, c'è un balzo rispetto alla chiusura di venerdì, a metà strada fra la chiusura di venerdì e il prezzo offerto dal fondo americano. E poi ancora, sicuramente lo avete sentito già tutti e lo avete letto, ci sono notizie in aggiornamento che arrivano dall'America con quella che è stata definita la strage in Wisconsin, un SUV che piomba su un corteo natalizio, ci sarebbero almeno 5 morti e numerosi feriti, una quarantina tra di loro anche bambini. È stato trovato il veicolo, è stato fermato un sospettato, al momento è ignota la causa del folle gesto. Tra le persone coinvolte, come vi dicevo, ci sono anche tanti bambini. La terza notizia per quanto riguarda ansa.it invece ci riporta in Italia, in particolare con le dichiarazioni del governatore Nello Musumeci, governatore della Sicilia, che parla di vaccini. L'obbligo vaccinale contro il Covid è una necessità. Tra queste queste tre sono le notizie di apertura dell'ansa.it. Andiamo anche al Corriere. Dunque, stavo anche qui approfondendo le notizie che arrivano dall'America, perché è già stato appunto pubblicato un articolo sul fermato, cosa sappiamo finora dell'uomo che guidava il SUV rosso e della dinamica. E poi in aggiornamento l'articolo di apertura riguarda proprio la strage in Wisconsin e questo SUV rosso che piomba sulla folla in strada per assistere a una sfilata natalizia. Tra l'altro anche molti media, non solo in Italia, in Europa, insomma, stanno diffondendo i video che sono stati realizzati e pubblicati anche sui social media dai partecipanti stessi a questa manifestazione, video che in molti casi sono stati anche ridotti perché erano immagini molto forti, quindi non sono stati inviati integralmente. Queste dunque le notizie di apertura che arrivano dagli Stati Uniti. E poi ancora anche per il Corriere della Sera l'offerta su TIM del fondo americano, con i titoli che balzano del 27% a Milano.
Queste le tre notizie di apertura anche del Corriere della Sera, però vedo pronta Caterina Zita a Milano. Ecco, sul fronte meteorologico sicuramente non ci sono buone notizie, non va benissimo. No, possiamo confermare che piove, motivo per cui abbiamo questo ingombro, questo ombrello. Noi oggi siamo venuti a Milano al lab vaccinale del Palazzo delle Scintille, lab vaccinale gestito dal Policlinico, e siamo venuti a vedere un po' com'è la situazione e come procede la campagna vaccinale in Lombardia. I dati aggiornati, e ovviamente sono in continuo cambiamento, siamo entrati all'interno del lab, dove ovviamente non possiamo entrare con le telecamere. Io sono entrata a prendere qualche dato. Oggi sono già state vaccinate dall'apertura del lab 1341 persone, ovviamente un numero, ripeto, è in continuo aggiornamento, mentre il totale dei vaccinati è di 970.686, anche questo un numero che continua a crescere. Oggi al lab vaccinale si può fare la prima e la seconda dose, ovviamente per chi ancora non si è vaccinato, ma anche il richiamo, la terza e quindi la dose booster insieme all'antinfluenzale o anche soltanto l'antinfluenzale. Gli scorsi giorni abbiamo visto che gli hub vaccinali sono stati presi d'assalto, si può dire che erano tornate un po' le file e le code che vedevamo nei periodi delle prime inoculazioni e delle seconde dosi di richiamo. Adesso possiamo dire che la situazione, anche forse per la pioggia, non è di certo una situazione di code, di file, di assembramenti. Dobbiamo anche ricordare che l'ultima volta che siamo venuti al vaccinale di Milano c'erano gli alpini ad aiutare le persone all'ingresso e a controllare i green pass e le mascherine. Adesso gli alpini non ci sono più, c'è la protezione civile, continua comunque un'organizzazione per le persone, è sempre un'organizzazione impeccabile. Appunto, ricordiamo che adesso non ci sono le code di cui si era parlato qualche giorno fa, nel momento in cui appunto è tornato, diciamo, sulla cronaca il bisogno di vaccinarsi e di farlo in fretta, e quindi tutti quegli argomenti di cui abbiamo parlato e il bisogno di fare la terza dose prima, allo scadere dei 6 mesi, la possibilità di un green pass rafforzato e quindi soltanto per i vaccinati, insomma motivi che forse avevano creato anche un po' di preoccupazione tra le persone che quindi si erano affollate agli hub. Oggi la situazione sembra essere abbastanza normale e vi continueremo a tenere aggiornati appunto sulla situazione di questo hub, è uno dei più grandi, se non il più grande a Milano, e ci ricollegheremo con voi non appena avremo qualche novità o qualche ospite che si vorrà fermare nonostante il tempo e la pioggia a raccontarci un po' le preoccupazioni o le opinioni o diciamo le impressioni su questa campagna vaccinale che procede in Lombardia anche più velocemente rispetto ad altre regioni. Grazie Caterina, tra poco torniamo da te. E proprio lo diceva Caterina, sappiamo che in Lombardia le prenotazioni della terza dose per gli over 40 sono scattate già sul finire della scorsa settimana. Da oggi è il via alle terze dosi del vaccino per le persone over 40 in Italia, quindi la Lombardia ha anticipato la somministrazione della terza dose anti-Covid per gli over 40. I numeri dei casi di Covid in Italia stanno aumentando in maniera importante, da 2.500 casi settimanali siamo passati ad oltre 10.000, però è importante notare che a fronte di questo aumento non abbiamo avuto un enorme impatto sugli ospedali, stiamo leggendo da ansa.it. Questa è la dimostrazione che la protezione offerta dai vaccini, soprattutto sulla malattia grave, sta funzionando in maniera egregia, lo afferma Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe. Sappiamo che dopo 6 mesi la protezione inizia a diminuire, dobbiamo riuscire a convincere gli indecisi che non hanno fatto nemmeno una dose e accelerare con le terze dosi. Nelle ultime settimane sta aumentando il numero di nuovi vaccinati e questo vuol dire, conclude Cartabellotta, che c'è ancora un margine, e questo margine potrebbe essere ancora più ampio se si mettessero in campo alcune strategie. Siamo in piena quarta ondata pandemica, c'è anche grande preoccupazione, le terapie intensive rischiano l'intasamento entro un mese. Queste sono le parole invece di Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì. Sì, buongiorno, con chi parliamo? Sì, parla con Emilia Carosi da Trezzano sul Naviglio. Buongiorno, ci dica. Buongiorno. E dunque, io volevo dire una cosa mia, da molto tempo che ci penso. La regione Lombardia e anche il governo centrale hanno sbagliato, perché ogni singolo paese dell'Italia ha il suo comune.
e ogni comune al suo sindaco, con tutta la giunta, ben pagati da noi. Dunque, invece di fare un po' il governo centrale, un po' la regione, un po' l'altra regione, un po' qui, un po' là, si è venuto a creare un disastro, invece dando il comando, il colonnello che c'è adesso doveva, quando l'hanno chiamato, è un colonnello, no, che hanno messo questo che... Il commissario Figliuolo. Esatto, sì. Ecco. Visto che lui viene dall'esercito, me stessa quando ero piccola sono stata in un esercito di Viterbo, perché io sono laziale, e so quanto c'è disciplina. Avrebbero dovuto affidare al sindaco e ai medici di ogni paese, di ogni città, di ogni regione, questi vaccini, chiamare uno a uno i cosiddetti signori che abitano e vaccinarli. È tanto semplice. Beh, ma signora, ma io adesso faccio... Farlo, visto che la cosa è molto grave perché questo virus ti porta alla morte, dovevano già partire con l'ordinanza coatta, diciamo così. Questo è in un paese che si ragiona. Invece dietro a queste cose ci sono molte molte chiacchiere, bla bla bla, come dice quella ragazza dell'America, e ne ha veramente ragione. Siamo stanchi di sentire io, tu, lui, voi, noi. Intanto i nostri parenti, i nostri figli, eccetera, muoiono. Mi sembra di capire che lei sarebbe per un obbligo vaccinale, intanto, questo mi sembra di capire dal suo ragionamento. Così, se non c'è l'obbligo adesso, l'obbligo dove lo vuoi mettere? Bere una birra sì, una birra no? Questo è chiaro nel suo ragionamento. Mi metto però, come dire, anche a fare l'avvocato del diavolo, se vogliamo. È ovvio che con tutti i comuni che abbiamo in Italia sarebbe stato molto più difficile una programmazione così specifica su ogni territorio. Ci voleva comunque un indirizzo nazionale e poi a questo punto anche regionale, come è stato, tant'è che in Lombardia abbiamo visto che alcuni passaggi sono stati anticipati. È chiarissimo il suo ragionamento, perché capisco dove vuole arrivare, però penso anche che un indirizzo nazionale a cascata, poi come si sta verificando sulle regioni, era la linea da seguire. Ascolti, ciò che io chiedo non è conveniente nel mondo, perché c'è sempre quello da una parte che ci guadagna. Gliela sparo come mangio. Grazie. Chiaro, arrivederci signora, grazie. Abbiamo raccolto anche l'opinione della signora, tra l'altro insomma di obbligo vaccinale si è parlato e si sta parlando moltissimo, ci sono tante ipotesi al vaglio in questo momento, abbiamo visto anche quello che sta accadendo in Austria, è un ragionamento insomma che si fa a livello istituzionale, a livello delle autorità, ma che facciamo anche tutti noi nella nostra quotidianità, riflettendo su quelli che sono i numeri e su quella che è la situazione. Stavamo leggendo da ansa.it appunto che le dichiarazioni di Antonino Giarratano, che dice: siamo in piena quarta ondata pandemica, c'è grande preoccupazione. Sottolineando la necessità di accelerare molto sulle terze dosi e osservare la massima attenzione per le norme di prevenzione. Una previsione di sofferenza per le terapie intensive già evidenziata nei giorni scorsi dagli anestesisti ospedalieri dell'Associazione Anestesisti, Rianimatori e Operatori Italiani. Il raggiungimento di 10.000 nuovi casi di persone contagiate dal Covid-19 con un più 95% di ricoveri e un più 8% di presenza in terapia intensiva sono segnali sempre più gravi e importanti che indicano ormai che siamo all'interno della quarta ondata. Con queste cifre, afferma Giarratano, leggiamo sempre da ANSA, e con questa tendenza preoccupante che cade nel periodo autunnale e invernale in cui le aree critiche sono già sotto pressione, nel giro di un mese il sistema ospedaliero delle terapie intensive rischia pericolosamente l'intasamento. Queste le dichiarazioni che abbiamo letto insieme. Ma andiamo anche a leggere insieme, in questo caso dal Corriere della Sera, tutte le i
ipotesi al vaglio in questo momento per quanto riguarda i prossimi step da mettere in campo per contrastare questa ondata. Super Green Pass, il nuovo decreto, restrizioni e divieti solo per i Novax, punti fermi e in discussione. Questo è il titolo dell'articolo del Corriere della Sera. Andiamo a leggere insieme. Ci sono le decisioni già prese, ci sono le scelte da condividere con i presidenti di regione, ma la strada verso il Super Green Pass è segnata e il governo accelera. Natale si avvicina e anche i sindaci, dopo i governatori, premono perché venga varato un piano per fronteggiare i rischi delle festività, quando si sta tanto al chiuso e si vedono molte persone. Il nuovo decreto per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid sarà approvato entro pochi giorni e prevederà restrizioni e divieti soltanto per chi non è vaccinato. Dobbiamo garantire alle attività di rimanere aperte e a chi è immunizzato di continuare la vita sociale, ripetono i ministri accogliendo l'appello che arriva dai governatori di regione. Posizione comune ribadita anche ieri dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga e presidente anche delle regioni. Servono al più presto delle misure differenziate in modo da favorire l'adesione alla campagna vaccinale degli ultimi indecisi e dare certezze ai ristoratori, agli albergatori, ai negozianti. Non è una discriminazione, sottolinea Fedriga, è la garanzia per non chiudere tutto. E dunque, già domani i ministri Speranza e Gelmini discuteranno le nuove norme con i presidenti delle regioni, poi il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica e a seguire il Consiglio dei Ministri. Si tratta di riunioni cruciali perché il presidente del Consiglio ancora non si è espresso e da quel che trapela non ha deciso quanto energica dovrà essere questa stretta in vista delle prossime settimane. L'ipotesi prevalente a sentire i ministri è che le restrizioni scatterebbero a partire dalla zona arancione, perché lo ricordiamo, il sistema dei colori resta in vigore per chi non è vaccinato o non è guarito dal Covid. Poi il Corriere ci aiuta ancora di più facendo degli approfondimenti specifici con alcuni temi che vengono analizzati. Innanzitutto, per quanto riguarda le categorie, ci sono, come abbiamo detto in apertura di questo articolo, delle decisioni prese e altre da prendere. Allora andiamo a leggere insieme. È stato deciso l'obbligo di effettuare la terza dose o il richiamo scatterà per il personale sanitario e per i lavoratori che entrano nelle RSA, le residenze per anziani. Da decidere, si valuta se estendere l'obbligo vaccinale al personale scolastico, alle forze dell'ordine e ai lavoratori della pubblica amministrazione a contatto con il pubblico. Tra poco andiamo a leggere anche il resto. Torno a Milano da Caterina Zita. Sì, Michela, noi ci siamo ricollegati perché, come avevamo detto, avremmo voluto sentire le persone, le impressioni, le paure e le preoccupazioni rispetto a questa campagna vaccinale. Siamo qui quindi col nostro primo ospite, le chiederei quindi che cosa ne pensa di questa campagna vaccinale e che direzione secondo lei prenderà. Per carità, va benissimo vaccinarsi, è una bella cosa fare tutte le vaccinazioni necessarie, però che lo facciano in tutto il mondo. Quindi anche là dove neanche hanno cominciato la prima, perché è impossibile, non possono acquistarlo. Quindi i brevetti non devono esserci più. Bisogna che siano liberi i vaccini per tutti, se no non ne usciamo mai. E questo quindi è un problema di cui abbiamo parlato più volte, cioè noi pensiamo a una campagna vaccinale che in Lombardia peraltro va particolarmente spedita, parliamo già di terze dosi, non so se lei... Certo, ho già prenotato, per carità... Però il problema di cui si parla è che quindi è un virus che corre oltre... Infatti può cambiare, può mutare in altri posti dove è forte. Bisogna indebolirlo ovunque, inutile indebolirlo qua e là invece no. Allora la ringrazio per questa impressione che ci fa capire, ci fa partire dal generale per poi tornare al locale a guardare il nostro cosiddetto orticello. La ringrazio. Buona giornata. Buon lavoro a voi. Grazie. Quindi questa, diciamo, era una prima impressione, Michela. Si parte anche a parlare di problemi più generici e quindi chi dice ovviamente giusto vaccinarsi, noi siamo già alla terza dose, ci sono delle parti di mondo dove ci siamo fermati un po' prima. Cercheremo quindi anche di capire poi in merito alla campagna vaccinale lombarda e quindi a questa terza dose, siamo, ricordiamo, di fronte al lab vaccinale del Palazzo delle Scintille a Milano, e cercheremo di capire anche che cosa ne pensa proprio nel merito di questo momento per la nostra regione. A tra poco. Noi continuiamo con l'articolo che stavamo analizzando insieme. Abbiamo detto che ci sono appunto una serie di focus che aiutano a capire meglio. Abbiamo parlato delle categorie, si parla anche della terza dose, quindi del richiamo
adesso viene fatto a 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, c'è anche l'ipotesi di accorciarlo e accorciare questo periodo a 5 mesi. Appena arriverà il via libera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, si potrà effettuare la terza dose o il richiamo 5 mesi dopo l'ultima somministrazione. E poi ancora il tema Green Pass, anche qui vale la pena che ci soffermiamo un istante. Cosa è stato deciso? La durata del Green Pass sarà abbreviata, eccolo qui, scusatemi, scusate, si è spostato il tutto, ok, la durata del Green Pass sarà abbreviata alla scadenza del periodo stabilito se non si effettua la terza dose o il richiamo, il certificato non è più valido. Da decidere, sembra scontato che si andrà ad accorciare questo periodo, che si passerà dai 12 mesi di validità ai 9 mesi, qualche scienziato addirittura ha proposto di arrivare ad una validità di 6 mesi, quindi in questo caso non è ancora stata presa una decisione, bisognerà attendere il parere del Comitato Tecnico Scientifico. E ancora invece il Green Pass ai vaccinati, deciso, divieti e restrizioni legati alla vita sociale e alle attività commerciali e produttive dovranno valere soltanto per i non vaccinati. Da decidere con quali modalità sarà differenziato l'accesso nei luoghi della cultura o del divertimento, l'ipotesi al momento più probabile che si conceda il Green Pass soltanto a chi è vaccinato. Se passerà questa linea, chi non è vaccinato dovrà effettuare il tampone per recarsi al lavoro. E poi ancora i luoghi vietati. L'idea prevalente del governo è precludere ai non vaccinati la possibilità di frequentare bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, teatri, musei, impianti sciistici. Da decidere eventuali limitazioni per le attività all'aperto. E poi ancora ci sono una serie di approfondimenti per quanto riguarda il campo dei trasporti, le zone a rischio. Ecco, partiamo proprio dalle zone a rischio. Il governo è orientato a far scattare i divieti per chi non è vaccinato solo al momento dell'eventuale passaggio in una zona di una regione in una zona arancione, ma c'è anche chi pensa che le restrizioni per i Novax debbano essere imposte subito in tutta Italia, anche nelle zone bianche e gialle. E poi parlavamo di obbligo vaccinale, ne parlavamo anche prima con la nostra telespettatrice che è intervenuta. E allora andiamo a leggere insieme. Obbligo vaccinale al momento è una strada che il governo non intende percorrere, anche per non aumentare le tensioni, ma il tema dell'obbligo resta sul tavolo di Palazzo Chigi e di certo sarà discusso. Va stabilito se esiste una soglia di criticità delle occupazioni dei posti in terapia intensiva che rende necessario imporre la vaccinazione a tutti i cittadini. Torniamo a Milano. Sì, Michela, ci siamo ricollegati perché è con noi un altro ospite e ricordiamo che noi oggi siamo entrati, abbiamo parlato con il direttore dell'hub vaccinale che ci ha ricordato che, dato che era una cosa che aveva creato un po' di polemiche e anche qualche preoccupazione tra le persone, le dosi che vengono inoculate dipendono anche dalle dosi di vaccino che vengono distribuite, quindi oggi fanno Moderna o Pfizer, a prescindere quindi dalla prima dose c'è anche una vaccinazione eterologa. In questo momento invece siamo con un altro ospite che diciamo ha mostrato un certo entusiasmo mentre noi parlavamo di vaccini e che quindi le chiedo che cosa ne pensa di questa campagna vaccinale. Lei si è vaccinato, mi racconti un po' come va la sua... Ma io mi sono vaccinato a febbraio, a maggio, e avevo avuto il Covid a febbraio, leggermente positivo. Dopodiché ho fatto la mia quarantena, ho fatto il vaccino, ho fatto il Johnson. Adesso sto aspettando la seconda dose. Sono entrato dentro velocissimamente questa mattina perché ho detto passo di qui perché ho un appuntamento di lavoro. Ho detto entro dentro un attimo, mi hanno prenotato per domani mattina. Domani mattina faccio la seconda mia vaccinazione anti-Covid. E lei che cosa ne pensa? Lei aveva fatto il monodose Janssen? Io ho fatto il monodose Janssen e adesso aspetto qualcosa che mi inoculano e vediamo un attimino cosa mi daranno, non lo so di preciso. Io credo nella scienza, per cui non ho nessun tipo di problema e remore per questo. Ecco, allora facciamo con lei un punto brevissimo. Allora, innanzitutto sappiamo che fanno anche l'antinfluenzale insieme al già fatta. Vaccino. Ho fatto l'antinfluenzale, ho fatto il pneumococco, ho fatto un po' di tutto.
Ecco, ma sappiamo che a Milano sabato sono tornati in piazza i Novax e i No Green Pass, sappiamo che pure una città come Milano si è anche esposta mettendosi dalla parte dei commercianti, cercando di capire la pluralità di voci, che cosa da dire. I commercianti sono stati ovviamente, sono esasperati. Sono penalizzati, perché a questo punto io non faccio parte della carboneria, io faccio parte del popolo. Siamo 60 milioni, di cui 50 vaccinati. Quelli che non sono vaccinati dovranno avere l'obbligo a vaccinarsi. La carboneria va assolutamente come i brigatisti. Mi fanno veramente paura. Questa qui è gente da, diciamo, mettere in riga. Ecco, diciamo, mettere cercando di capire un po' anche dal punto di vista della campagna vaccinale. C'è un aumento dei contagi, si parla di un aumento sotto controllo, ma che può in qualche settimana cambiare e destare più preoccupazioni. Lei che cosa si aspetta dai prossimi mesi e dal Natale? Io mi aspetto che il governo praticamente sia un pochettino più incisivo. Diciamolo in parole semplici, lei è pro obbligo Green Pass? Obbligo Green Pass. 130.000 morti sono quella soluzione. Volete 200.000? Volete, se non si va avanti così, entro fine anno ci saranno 500.000 di morti in tutta Europa. Va bene? Allora, andiamo avanti così? Vogliamo fare qualcosa? E qui c'è queste frange che io non riesco a capire veramente che cosa, se hanno paura, non hanno paura. Non te lo so dire, assolutamente. Allora, viaggiano in questo modo e l'economia intanto... Cerchiamo di tirare, alzare la testa, far lavorare tutti i negozianti, gente, commercianti. Questi che cosa vogliamo fare? Affossare l'Europa? Siamo già un paese di vecchi che poi dopo affosseremo ancora di più. Allora, su questa domanda, che è una domanda, mi sì, sembra retorica quantomeno per lei, ed è una questione abbastanza dibattuta, ovviamente ne parliamo ormai da tanto tempo, che cosa ne sarà dell'economia, che cosa ne sarà poi di un obbligo vaccinale? Chiamiamolo, di cui... diciamo la Draghi, diciamo la Salvini, diciamo la Meloni, diciamo a PD, al PC, al PRI, a MSI, a tutti quelli che sono i partiti, mettersi d'accordo e far vaccinare tutte le persone, tutte. Io ho anche i nipotini, tra l'altro su Valtellina ne ho due. Adesso ho dovuto fare il tampone ieri perché alcuni hanno preso il Covid, non sono vaccinati i genitori, queste, non è una cosa impensabile. Dobbiamo prendere e vaccinare tutte le persone in tutto il mondo e sarà un problema se ci sono ancora queste situazioni. Dovranno essere più incisivi, il governo allora, deve partecipare e essere dalla parte di tutti gli altri. Chiaro, quelli... molto chiara la sua opinione, io la ringrazio per aver condiviso con noi, aver fatto un punto sulla sua idea. Speriamo in bene e adesso cerchiamo di tenere duro, Michela. Però che sia tutto più, ricominciamo a vivere. Grazie, la ringrazio. Ringrazio il nostro ospite per aver fatto con noi il punto, per aver condiviso anche un po' più tempo con noi. E quindi noi vi restituiamo la linea e ci ricolleghiamo a breve. Più tardi, e sicuramente sono tanti i temi che vengono affrontati, lo sentiamo anche nelle nostre interviste, le preoccupazioni maggiormente espresse sono legate proprio al numero dei contagi che risale, alla situazione negli ospedali, ai timori per le persone che ancora non si sono vaccinate, e poi l'abbiamo sentito anche all'economia, perché 2 anni ormai di emergenza pandemica li viviamo anche nella quotidianità, con tante vetrine, tanti negozi che hanno dovuto chiudere, tante imprese che non sono riuscite a sopravvivere ad una situazione così problematica e così difficile. Tutto è strettamente collegato. Parlavamo ancora di stato di emergenza, perché stavamo leggendo le ultime righe dell'articolo del Corriere della Sera. Per quanto riguarda lo stato di emergenza, sembra ormai chiaro che sarà prorogato fino al 30 gennaio, quando scadranno i 2 anni dalla prima dichiarazione di stato di emergenza per l'esplosione della pandemia. Da decidere nell'ultima decade di dicembre sarà stabilito se approvare una nuova legge che proroghi la validità dello stato di emergenza per altri 3 mesi o fino al termine della campagna vaccinale. Questo per completezza abbiamo chiuso con queste informazioni. Adesso ci prendiamo un istante, abbiamo la pubblicità, ci rivediamo subito dopo con il TGP Today.
saremo di nuovo insieme. Ricomincio da un SMS che c'è, da un messaggio che ci è arrivato sulla nostra linea WhatsApp da un telespettatore. Fabio da Tremezzina ci scrive: buongiorno a tutti, sono d'accordo con l'obbligo vaccinale, non riesco a capire queste persone che non si vaccinano, c'è troppa violenza, troppe manifestazioni di questi Novax e no Green Pass, non se ne può più, vacciniamoci tutti, è un bene per tutti, stiamo cercando di ripartire, ma se continuiamo così non concludiamo niente. Questo è il pensiero molto chiaro che ci ha comunicato Fabio da Tremezzina sulla nostra linea WhatsApp. E a proposito di numeri e di contagi, andiamo anche rapidamente a vedere quelli che sono i dati che sono stati diffusi ieri dalla regione, poi andiamo anche a vedere quelli del Canton Ticino, perché essendo noi una realtà di confine è bene sempre valutare i dati da una parte e dall'altra. Andiamo a vedere per quanto riguarda la Lombardia i numeri che sono stati diffusi ieri. Tasso di positività in calo in Lombardia, dove si registra però un aumento anche se contenuto dei ricoveri. Le vittime registrate nelle 24 ore precedenti, a fronte di 106.555 tamponi processati, sono stati accertati 1.431 nuovi casi in Lombardia, con un tasso di positività dell'1,3%. La situazione degli ospedali parla di 61 degenti nelle terapie intensive, con una crescita di 3 rispetto a sabato, mentre nei reparti ordinari il dato sale a quota 666, con 10 ricoveri in più rispetto al giorno precedente. In provincia di Como calano rispetto a sabato i nuovi positivi, sono stati registrati ieri 82 contagi accertati rispetto ai 130 del bollettino appunto della giornata di sabato. Andiamo a vedere anche in Svizzera, in Canton Ticino, la situazione ad oggi. Sappiamo che lunedì abbiamo i contagi registrati nelle 72 ore nelle ultime 72 ore, e anche qui vediamo un aumento, perché ci sono 255 nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 37.953. Non sono stati registrati decessi, quindi il numero totale delle vittime resta fermo a 1.008. Si trovano attualmente ricoverate in ospedale a causa del Covid 40 persone e 6 pazienti si trovano affidati alle cure delle terapie intensive. Quindi vediamo una situazione ancora tutto sommato stabile negli ospedali, ma con i contagi che stanno aumentando anche oltre confine. E poi ancora, stavamo analizzando sempre le testate online, nella nostra rassegna abbiamo parlato e letto gli articoli del Corriere, andiamo a vedere anche la Repubblica in apertura, le notizie di Repubblica questa mattina. Ecco, si parlava anche poco fa di economia con l'ospite di Caterina Zita. C'è già un effetto subito immediato sul turismo per quanto riguarda le prenotazioni in vista delle festività natalizie. Ecco, oggi diversi quotidiani stanno già rendicontando i numeri delle disdette e Repubblica parte proprio da qui. Hotel a Roma, picco di disdette per Natale è il colpo di grazia. Allarme in montagna, il governatore dell'Alto Adige, basta tamponi, Green Pass solo a vaccinati e guariti. E si parlava già di un totale di oltre 2 milioni e mezzo di italiani che hanno disdetto le vacanze o comunque quello che avevano organizzato in vista appunto del Natale e delle festività natalizie appunto. Questo è l'immediato effetto di quella che è la situazione che stiamo vivendo in questo momento e purtroppo temiamo che sia soltanto il primo effetto, ma ci auguriamo che le misure che verranno introdotte dal governo centrale cerchino di arginare questa situazione per continuare a tenere aperti i negozi, continuare a poter lavorare in serenità con quelli che sono appunto le misure che verranno previste. Dicevamo che, tornando invece al Corriere della Sera, in questo caso siamo all'edizione di Milano, c'è uno studio che è stato diffuso e parla della situazione Covid in Lombardia. Il titolo lo leggiamo insieme: almeno 527 casi in 222 comuni prima del paziente 1 a Codogno. Uno studio della regione
Questo è l'articolo, andiamo a leggere insieme. Prima del presunto paziente 1 in Lombardia ci sono stati almeno 527 casi di Covid. È uno studio pubblicato sul numero di dicembre di un importante e prestigioso testo, conferma quanto già suggerito da altri lavori scientifici. Al momento della prima diagnosi ufficiale, avvenuta il 20 febbraio 2020, lo ricorderete tutti, all'ospedale Lodigiano di Codogno, il Covid era già diffuso in tutte le province. Andiamo a Milano e poi torniamo anche a questo articolo. Sì, Michela, noi iniziamo ringraziando il nostro nuovo ospite, ringraziamo le persone che si fermano prima o dopo la vaccinazione a cercare di spiegarci come va la situazione, perché è sempre importante precisare che la gentilezza non è così scontata, ultimamente lo abbiamo anche visto in città qualche giorno fa. Lei è venuto a vaccinarsi, com'è andata? Sono venuto a vaccinarmi, è una cosa velocissima, super efficienti, super efficaci. Ecco, abbiamo visto qualche giorno fa un po' di code, assembramenti fuori da questo hub, l'hub vaccinale del Palazzo delle Scintille. Oggi invece sembra che la mattina sia andata un po' più fluida. Ma io avevo appuntamento alle 10.40, alle 11 sono uscito, ho fatto tutto. Quindi è stato veramente molto, molto veloce. Lei ha fatto la terza dose, le chiedo... Terza dose Pfizer e antinfluenzale. Due is meglio che one. Questo si dice, quindi sempre precisarlo che ovviamente chi oggi può venire a farsi la terza dose può anche decidere di fare l'antinfluenzale oppure certo. Solo l'antinfluenzale. Le vorrei anche chiedere che cosa ne pensa, abbiamo visto che a Milano ci sono state nuove proteste, si parla di un Green Pass rafforzato, che ne pensa di questa campagna vaccinale e che direzione prenderà secondo lei anche in vista di un possibile Green Pass rafforzato o delle misure più stringenti? Ma io immagino che... In futuro verrà istituito l'obbligo vaccinale. Se lo aspetta lei? Me lo aspetto, assolutamente, perché è una questione di civiltà. Se in un paese si decide che le persone debbano essere vaccinate, è un po' un obbligo morale per tutti andarsi a far vaccinare, sia che uno si faccia la fantasia che il vaccino non funziona o sia una cosa strana, oppure che... così ne sia convinto. Una sua ultima opinione, lei si sente più tranquillo oggi? O ha ancora delle preoccupazioni in vista anche dell'aumento dei contagi che sembra prendere un po' più piede? Ma io mi sento più tranquillo, tra virgolette, poi sono tanti i fattori che interferiscono nella recettività o meno a un'infezione da virus o un'infezione nel genere. In genere, insomma. Certo, è difficile ovviamente ancora pensare a una normalità e quindi a una tranquillità anche per ognuno di noi. Certo. Io la ringrazio quindi per avermi spiegato la sua mattina e la sua vaccinazione. Buona giornata. Noi quindi, Michela, stiamo cercando di capire un po' anche l'umore delle persone. Ci stiamo rendendo conto che molte persone si fermano con noi anche a parlare, chi no, a volte non vuole apparire, però possiamo dire che la discussione è ancora molto viva, ma è quasi un'ovvietà, quindi le persone sono toccate personalmente da questo problema, un problema ormai quello della pandemia che va avanti da anni, che tocca corde anche molto sensibili, si parla di paure, ma si parla anche appunto di un problema adesso economico che investe il paese e tutti i paesi. Quindi diciamo che sembra quasi che la vaccinazione possa essere per qualcuno una chiave di volta e per cercare di diciamo sciogliere una questione molto molto complessa in cui si intersecano diversi campi. Questa era l'ultima l'ultimo ospite, l'ultima persona che abbiamo intervistato, che ovviamente si dice tranquillo, ma una tranquillità che ancora oggi è diciamo compresa tra due virgolette. E quindi noi cercheremo di avere nuove opinioni, cercheremo di capire anche opinioni un po' differenti e quindi voci un po' differenti, e appena ne avremo un nuovo ospite ti richiederemo la linea. Ok, a tra poco. È una tranquillità, come diceva Caterina, relativa, perché comunque la situazione la stiamo monitorando, la stiamo vedendo tutti quotidianamente e inevitabilmente siamo condizionati, non in una delle scelte quotidiane che facciamo da questa situazione, che sia anche semplicemente un'iniziativa che si vuole intraprendere o come organizzare banalmente le feste di Natale. Adesso vi avevo anticipato ad inizio trasmissione che oggi via Skype avremmo avuto un ospite che ci avrebbe spiegato un po' quello che è il succo, insomma, della ricerca che è stata condotta. Allora diamo il benvenuto al professor Paolo Fiorina. Buongiorno, professore di
endocrinologia e direttore del Centro Internazionale per il Diabete di Tipo 1 nel Centro di Ricerca Pediatrica in Vernizzi della Statale di Milano. Spero di aver detto tutto correttamente. Tutto a posto, grazie mille, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto partiamo da questo studio che avete condotto insieme ai ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano, ma anche a unità di ricerca in America, mi corregga se sbaglio. C'è la conferma di fatto che emerge da questa vostra analisi che molti pazienti post-Covid sono più esposti ad altri virus. Ci spieghi meglio. Sì, allora l'osservazione parte dall'analisi che i pazienti dopo l'infezione da Covid sperimentano la cosiddetta sindrome long Covid, cioè hanno una serie di sintomi che vanno dall'affaticamento, alla confusione, alla stanchezza, alle sindromi metaboliche, quindi iperglicemia sul lungo periodo. Ebbene, associato a tutto questo abbiamo dimostrato il persistere di una serie di anomalie immunitarie. Cioè i soggetti dopo la cytokine storm, cioè dopo la famosa tempesta citochinica, sono esposti a delle anomalie immunitarie, rispondono molto meno, sono molto meno protetti nei confronti del virus dell'influenza, nei confronti della tossina difterica e via dicendo. Cioè ci sono una serie di anomalie che possono potenzialmente esporre i pazienti ad altre malattie. È come se il sistema immunitario si spremesse, si spreme moltissimo durante il Covid, ecco che dopo è spremuto ed non è in grado di lavorare come dovrebbe. Ecco, come se si fosse una riduzione della capacità di risposta immunitaria. Ma questo le voglio chiedere, lo avete riscontrato in che tipologia di pazienti? Cioè, c'è un identikit specifico oppure è una caratteristica che accomuna tutti, anziani meno, persone più anziane, persone più giovani? Come è andata in questo senso? Domanda molto precisa e molto pertinente. Allora, innanzitutto, questi sono pazienti ricoverati con polmonite. Quindi non sono pazienti che a domicilio si fanno il Covid in maniera asintomatica o paucisintomatica. Sono pazienti che hanno sperimentato una polmonite severa, che sono stati ricoverati, che avevano delle anomalie importanti dal punto di vista polmonare, sono stati ricoverati e poi sono andati a casa. Quindi pazienti che hanno avuto una malattia seria, tendenzialmente di età media, non anziani, pazienti che sono sopravvissuti, fortunatamente, e che abbiamo potuto ristudiare a 6 mesi di distanza. Quindi dopo 6 mesi di guarigione abbiamo verificato questi aspetti, cioè che c'era un esaurimento dei linfociti T, della capacità dei linfociti T di rispondere ad altre malattie, e quindi c'è necessità di fare qualcosa. C'è però anche una buona notizia, c'è uno spiraglio per una strategia terapeutica che si basa sugli anticorpi monoclonali. Questo mi aiuti lei a dirlo, però. Sì, allora siamo partiti da un'osservazione: i linfociti di questi pazienti sono esauriti anche perché esprimono troppo una proteina che si chiama PD-1, che è una proteina, uno switch immunologico. Allora, quello che noi abbiamo fatto, siccome questo switch immunologico nei pazienti col Covid è costantemente acceso, abbiamo bloccato questa proteina con un anticorpo monoclonale, un anticorpo anti-PD-1 che viene utilizzato normalmente in altre patologie, per esempio in patologie oncologiche. Utilizzando questo anticorpo siamo riusciti a spegnere questa overattivazione immunitaria e in qualche modo abbiamo ripristinato la normale risposta nei confronti della difteria, nei confronti dell'influenza e anche abbiamo aumentato la risposta immunologica al virus SARS-CoV-2. E questo non è poco. Ma no. In questo senso, come si collocano le vaccinazioni? Ecco, perché stiamo parlando moltissimo adesso di terza dose abbinata anche all'antinfluenzale, è un percorso che è stato intrapreso e che sta dando anche dei buoni risultati. Assolutamente sì, le vaccinazioni stanno dando dei risultati strepitosi. Noi l'abbiamo studiato nei diabetici, non ci sono effetti collaterali, danno dei risultati importantissimi. L'associare
più vaccinazioni, contrariamente a quello che spesso la gente pensa, ha dei benefici, perché il sistema immunitario si potenzia dal riconoscimento di più antigeni, quindi ci sono solo benefici. Se uno deve avere una febbricola, gli può venire con una, con due, non ci sono da questo punto di vista problemi, c'è solo un beneficio. Il nostro approccio potrebbe in teoria, in prospettiva, essere utilizzato magari in quei pazienti anergici, quei pazienti che non rispondono completamente alle vaccinazioni, per esempio i trapiantati. Sappiamo che i trapiantati che fanno terapia immunosoppressiva, dopo due iniezioni, hanno ancora una bassissima risposta immunologica, pazienti oncologici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una popolazione che è a rischio, che non, in qualche modo non è protetta completamente, ed ecco che gli si potrebbe dare uno stimolo, un boost ulteriore, vaccino più terapia, o comunque poi si vedrà. Però è un'arma in più che abbiamo, un tool in più che abbiamo, assieme ai vaccini, che rimangono l'arma principale in questa battaglia. Voi con il vostro studio proseguirete, nel senso che seguirete ancora queste persone anche nei prossimi mesi? Assolutamente sì, siamo committi a seguire questi pazienti, vedere cosa succede a un anno, passa tutto, non passa. Teniamo presente che l'esperienza scientifica, culturale e clinica che abbiamo accumulato sul Covid parte da febbraio 2020. Io ricordo quando Galli mi chiamò e mi disse: abbiamo il primo paziente, era il 23-24 febbraio del 2020. Siamo a un anno e sei mesi, quindi non abbiamo ancora un'esperienza enorme come per altre malattie, quindi abbiamo bisogno di continuare a studiare per capire di più. Ecco, a proposito di studi e di ricerche, c'è un altro elemento che vorrei analizzare con lei, perché c'è anche un'altra scoperta che rivela come il diabete e il prediabete possono essere anche alcune delle conseguenze a lungo termine sempre del Covid. Voi vi occupate anche di questo? Sì, assolutamente. Abbiamo pubblicato un altro articolo su Nature Metabolism, che è una delle principali riviste mondiali di metabolismo e di diabetologia, e abbiamo dimostrato, utilizzando l'olter glicemico, che normalmente non si fa, noi abbiamo fatto l'olter glicemico a non diabetici, gente che veniva ricoverata per Covid con delle polmonite. Abbiamo visto delle anomalie glicemiche metaboliche al momento del ricovero, e forse questo ci può stare, perché uno ha una polmonite, fa farmaci, è abbastanza concepibile. Ma ci siamo accorti che a sei mesi di distanza i pazienti che avevano queste anomalie glicemiche, una parte di questi continuava a avere delle anomalie glicemiche. Come dire che c'è una persistenza, una memoria metabolica, che dir si voglia, di anomalie glicometaboliche. Quindi bisognerà seguire questi pazienti nel tempo, magari con degli olter glicemici, e capire cosa possiamo fare per evitare il mantenersi di anomalie della glicemia nel tempo. È un'altra delle conseguenze del Covid, che tra l'altro può andare anche ad annidarsi nei linfonodi, il SARS-CoV-2, e anche a livello pancreatico, nei linfonodi pancreatici e anche nel pancreas stesso. Anche in questo caso le chiedo, perché noi siamo sempre portati un po' a pensare che le conseguenze maggiori siano legate alle fasce d'età più alte, quindi alla popolazione più anziana. Anche in questo caso le chiedo, c'è un identikit? Ci sono comunque, avete riscontrato questa situazione anche in pazienti più giovani? Le abbiamo riscontrate anche in pazienti più giovani. Tenga presente che l'età, purtroppo, sappiamo tutti noi, non è un fattore che aiuta in nessun caso. Sappiamo tutti che l'aging, l'invecchiamento, è un fattore che aggrava dall'attività motoria, l'attività metabolica, lo status immunitario. Quindi avere più anni non aiuta mai. Però queste anomalie, sebbene siano più presenti nei soggetti anziani, si riscontrano anche nei giovani, si riscontrano in soggetti nei quali non ti aspetteresti di avere anomalie immunologiche o anomalie endocrinologiche metaboliche. Ecco, questo forse va ribadito anche per quella fascia di popolazione minoritaria, per carità, in questo momento, ma che ancora non si è vaccinata, perché i rischi ci sono e sono anche a lungo termine nei casi più severi. Sì, assolutamente. Beh, io trovo che lei si ricorda quello che avveniva un anno fa in piena crisi
in piena emergenza Covid, tutti dicevamo magari cosa aspettano i governi a darci una cura, eccetera, eccetera. A ottobre, novembre del 2020 è arrivato il vaccino, abbiamo cominciato a vaccinare. La prima vaccinazione in Italia è stata fatta il 27 dicembre, esatto, il 27 dicembre, e adesso ce l'abbiamo. Trovo assurdo che non sfruttiamo, non c'è nessun motivo per non fare il vaccino, zero motivi. Tra l'altro noi abbiamo, sono per l'obbligo vaccinale, abbiamo l'obbligo vaccinale in tantissime altre condizioni, per sanità e igiene pubblica si può stabilire, come l'abbiamo fatto per il vaiolo, per la tetano, difterite, lo fanno i nostri bambini, non c'è nessuna ragione perché non si faccia per una malattia così. Chiarissimo. Professore, io intanto la ringrazio, le auguro buon lavoro e torneremo, se vorrà, anche a riaggiornarci su eventuali step delle vostre ricerche. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie, buona giornata. Buona giornata. Torno anche per un istante all'articolo che avevo iniziato a leggere, che è legato proprio a uno studio della regione Lombardia per quanto riguarda la fase precedente al primo caso Covid. Vi ricordo soltanto il titolo che stavamo leggendo poco fa: Covid in Lombardia, almeno 527 casi prima del paziente 1 a Codogno. Allora andiamo a leggere insieme l'analisi firmata da Danilo Cereda dell'Università Organizzativa Prevenzione Malattie Infettive di Regione e da altri esperti delle ATS, degli ospedali e dei centri di ricerca lombardi, ed evidenzia la presenza del virus in almeno 222 comuni e un alto valore di trasmissibilità del virus. L'insieme di questi elementi, scrivono i ricercatori, spiega il rapido aumento di pazienti Covid che ha messo poi sotto pressione il sistema sanitario. Le prime misure di contenimento, la maggiore consapevolezza nella popolazione e il successivo poi lockdown, lo ricorderete tutti bene, dell'8 marzo 2020, hanno poi permesso di frenare la crescita delle infezioni. Per quanto riguarda la ricerca dei 527 casi con insorgenza dei sintomi prima della scoperta del paziente 1, l'89,2% era stato ricoverato in ospedale e il 27,5% era morto. Di questi malati Covid, 337, quindi la maggior parte, 63,9%, erano uomini e 39, il 7,4%, operatori sanitari. Un'età media attestata sui 69 anni, nell'intervallo tra i 57 e i 78 anni. Questi dunque gli elementi principali di questa ricerca, e vi invito, se volete insomma approfondire, a leggere questo articolo del Corriere della Sera nelle pagine di Milano, firmato da Sara Bettoni. Volevo anche darvi rapidamente, prima di chiudere, non so se Caterina Zita tra l'altro riuscirà anche a collegarsi nuovamente, ma volevo darvi anche un po' l'idea di quelle che sono le somministrazioni dei vaccini in Italia con il report aggiornato a questa mattina. Vedete che il numero ovviamente sale, siamo a 93.494.935 e questo è il totale delle somministrazioni, e poi viene scandito proprio il totale con almeno una dose, 46 milioni, in realtà quasi 47 milioni, il totale del ciclo vaccinale. E poi ci sono anche i numeri ormai raggiunti dal totale delle dosi addizionali e delle dosi booster di richiamo. E vedete che con dose addizionale siamo già a 667.449, quindi è stato raggiunto il 74,54% della popolazione potenzialmente oggetto della dose addizionale. E per quanto riguarda il richiami, quindi la cosiddetta dose booster, siamo a 3.280.887 con il 63,94% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi. Volevo anche rapidamente farvi vedere, perché questi dati che noi vi leggiamo quotidianamente sono ovviamente dati che sono a disposizione di tutti, o sul sito del governo o in questo caso, come in questo caso, sul sito della Regione Lombardia. Tra poco li vediamo insieme, però torno a Milano, credo ormai per un ultimo collegamento. Caterina, a te. Sì, Michela, l'ultimo diciamo collegamento, il saluto, abbiamo deciso di farlo con una persona che peraltro viene da Como, quindi siamo partiti con una voce, la prima del primo ospite, che ci ha fatto pensare al mondo e ai paesi in cui la vaccinazione procede un po' meno spedita, e poi siamo finiti con un ultimo nostro ospite che viene proprio dalle nostre parti. Noi oggi ricordiamo, per chi si è appena collegato, siamo a Milano al Lab del Palazzo delle Scintille, quindi
Come va questa campagna vaccinale? Che cosa ne pensi? Sai, procede bene, possiamo dirlo, alla fine. Però potremmo fare di meglio, insomma. Potrebbe esserci un po' più di organizzazione. Tipo io quando sono andato a fare il vaccino, fai, corri, fai un casino. Quindi secondo te ancora a volte c'è un po' di impreparazione? Sì, dal punto di vista... ci vuole un po' più di organizzazione, secondo me. Le proteste invece dei no green pass, no vax? Sono esagerate. Sono esagerate, secondo me, sì. E allora ti faccio un'ultima domanda: e che cosa ne pensi del periodo natalizio che si avvicina e dei contagi che invece aumentano? Ho paura di rimanere di nuovo chiuso a casa, in lockdown. E invece speravi che questo Natale potesse essere un po' diverso? Un po' più libero rispetto agli ultimi Natali passati. Allora io ti ringrazio per esserti fermato con noi e buona giornata. Quindi Michela, questa era l'ultima voce, una voce che veniva diciamo da vicino, lui lavora, Andrea, il nostro ospite a Como e ovviamente l'ultima voce non poteva che ricordare anche il Natale dell'anno scorso e invece quello che speravamo sarebbe stato un Natale diverso e che ancora non sappiamo bene se lo sarà davvero. Questa era un po' l'ultima impressione sulla campagna vaccinale e quindi l'ultima voce tra quelle che abbiamo cercato di riunire questa mattina davanti all'hub vaccinale del Palazzo delle Scintille. Ricordiamo che questa mattina quando siamo entrati il dato sulle vaccinazioni era in continuo aumento, vaccinazioni che iniziano alle 8 di mattina, il totale delle vaccinazioni in questo hub superava ormai le 970.000 e quindi insomma diciamo ancora le persone, ve le abbiamo fatte sentire, sono talvolta speranzose, talvolta preoccupate, ma potremmo dire come non capirle. Le preoccupazioni sono inevitabili, intanto grazie Caterina, buon rientro. Vi stavo leggendo proprio rapidamente, abbiamo un minuto, i dati di Regione Lombardia sui risultati della campagna vaccinale. Vi dicevo, sono dati che sono a disposizione di tutti sul sito della Regione ed è possibile constatare insomma, la percentuale di prime dosi somministrate nei vari territori della Lombardia. Allora noi ad esempio siamo in provincia di Como, vediamo che la popolazione target parla di 514.966 persone e siamo ad un percentuale di prima dose sulla popolazione target pari a 92,76% della copertura vaccinale. Il numero delle prime dosi si attesta a 477.660, il numero delle seconde dosi 423.833. Ma potete tranquillamente leggere poi tutti i dati provincia per provincia, per esempio anche a Milano vediamo che la percentuale di prima dose sulla popolazione è al 91,05%. Questo giusto per darvi un'idea di quelli che sono i numeri raggiunti in questo momento. Siamo arrivati al termine della nostra ora insieme, non mi resta che ricordarvi la prima edizione del nostro telegiornale a partire dalle 12.30 e TG Plus Today torna come sempre domani mattina alle 10.30. A voi tutti una buona giornata.